Buongiorno e buona domenica, anche se vedete che il tempo è super nuvoloso oggi purtroppo e da domani danno pioggia, abbiamo deciso comunque di tentarla di andare di nuovo al lago, fare un giro al lago, questa volta al lago di Endine e se riusciamo, se va tutto bene, vogliamo noleggiare il pedalò e farci un giretto col pedalò. L'unico problema è che il tempo ormai si sta guastando perché siamo a fine settembre e qua come inizia a fare dei temporali a piovere e basta, la stagione è andata. Quindi speriamo di riuscire a trovare qualche spiraglio di sole e di non prendere l'acqua, perché prendere l'acqua in moto l'abbiamo già fatto una volta, la prima volta che siamo andati a Sirmione e non è stato per niente piacevole, ve lo assicuro. Quindi incrociamo le dita e speriamo di riuscire a fare una bella pedalata sul lago, così almeno vi facciamo vedere anche questo lago, visto che quest'anno ne abbiamo fatti già un bel po'. Avevamo fatto il lago di Lecco, poi il lago di Iseo l'altra volta, il Garda, Idro e questa volta Endine, così tutti i laghi della zona li avete visti. Ci mancherebbe il lago Maggiore, però quello è un po' più lontano. Quindi niente, adesso speriamo bene e si parte. Andiamo a preparare le cose. Sta uscendo il sole. C'è un po' di sole. Incrociamo le dita. No, Le ultime parole famose. dai! No, no, speriamo bene. E comunque non vi ho detto che siamo partiti un po' più tardi oggi, infatti arriveremo là per pranzo, andremo a mangiare il barettino del noleggio pedalò, perché ieri siamo andati a mangiare la pizza. Facciamo una bella pizzata in compagnia. Che stai litigando con la zanzara? Io con mia mamma, mia cugina, le nostre amiche, la mia amica parrucchiera e lui con gli uomini. Siamo andati in due posti diversi. Noi siamo andati qua in fondo, tra l'altro, che c'è un ristorante. Lui poco più avanti. Ci sono andati a una number dopo. No, se... Una number one, discoteca, no, via. sono andati al bowling a giocare dopo loro. E quindi per quello che siamo partiti un po' più tardi. Quindi adesso aspettiamo che arrivano i miei cugini e poi si parte. Siamo arrivati al lago e è proprio molto tranquillo e piatto, c'è poca gente. Bello, dai, anche perché non siamo più in alta stagione, quindi pedalò sono di là, che c'è il noleggio pedalò, che c'è anche il barettino, e non c'è nemmeno bisogno di prenotare. Adesso ci facciamo una passeggiatina, visto che sono le 11:30, almeno ci viene anche un po' di fame e poi ci prendiamo un panino. Le occhettine sono fermati qua su un molo a fare una foto e dopo andiamo a mangiare. Siamo partiti! Stiamo lasciando adesso il molo e... Ah sì, è vero, sono le paperelle sul pedalò. E tanto loro pedalano. E noi prendiamo il sole. Noi sole prendiamo il sole qua tranquillo qua dietro. Avevi paura, non c'è il pedalò. Ah, è pieno, è pieno. Guardate le paperelle. Anche loro fanno il giretto. Ah, ce ne sono un bel po' di pedalò, eh. Usti quanti. Hai visto che non abbiamo preso quello con le seggiole? E meno male che quello con le seggiole fa paura. Cioè, ma ti dà l'impressione che ti siedi, prac. Via, fa proprio la pedalata un po' per lunga, ne ha fatto. Ho segnato il tempo. Pedala, 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 pedala. Sì, paghiamo dopo. Pagate dalla fine. Così vedono quante ore facciamo. Si vede il fondo, va? Si vede il fondo? Ma che se No, va, non si vede niente. Ah, c'è anche il coso, così non vi perdete. Siamo in mezzo al lago. Può sempre succedere che ci buchi da lo scafo, eh? Come si buca? Ma sei fuori? Ma sei pazzo tu? Oh! Col trapano se vuoi. Certo. Se riusciamo a distruggere anche un pedalò, guarda. Ecco, c'è passato il gol. Dai! Che disastro. Una bella giornata, per fortuna che è uscito ancora il sole, dai. C'è andata da culo. Stamattina come era? No, stamattina si era proprio nuvoloso tanto, eh. Meno male. Qua siamo finiti in mezzo ai canneti. Ma sono tutte alghe lì sotto. Sì, cavolo.
c'è un pedalò nascosto qua. Potremmo rubarglielo. No, che ho dovuto andare a pescare questo. Ah, per pescare? Ma mia. Vabbè, sarà privato questo. Mario! Mi nascondono lì in mezzo. Eh sì, ma non li vede nessuno. Hanno detto che c'è dentro di tutto, ci sono altri cellulari, telefoni, scafandri, navi, goto. Navi! Ha detto così, quello non legge il pedalò. No, ha detto di stare attenti perché comunque quando si pedala le cose comunque escono dalle tasche. In questo lago abbiamo dentro, qui vicino a 4,000 minutaglie. Un po' di tutto e di più. C'è dentro di tutto, c'è dentro i luci, ci sono dentro le carpe, ci sono dentro i. Boh. Così, qualche persico se c'è ancora. Vedi il tizio lì? Guarda, sta mettendo giù quella roba lì, perché sta prendendo i pesci quelli di taglia medio piccola. Porta pesciolini sul frittino. Faccio un bel frittino a casa. Buona! Zio, presta la canna da pesca! Oh. Cioè, ma ci sta portando in mezzo al canneto, ma dai! Ma se ci sono so che dei ragni o delle cose! Dai! Tanto come devi fare più selvaggia, più selvaggio di questo! Non c'è un safari! Infatti, il safari col pedalò in mezzo ai canneti! Potremmo farlo anche qua a retro se vuoi, eh! Non è problema! No! Ah, si sta tornando indietro! Potremmo anche qua a retro, eh! No! Che disastro! Dai. Ho capito, ma finisco tutte addosso a lei? Va bene, ascolta, adesso mi giro e andiamo tutto addosso a te, va bene? Aspetta. Poi gira la terza tutta una volta. No! Aspetta, perché devo fargli la foto. Sono pronta. Cos'è? Vai, adesso guarda, guarda, guarda cosa combina. Dai! Ci sono su dei ragni, vedi te. C'è un ragno davvero! C'è un ragno davvero! Che schifo! C'è un ragno davvero! Ah, sta venendo verso di me! Da che schifo! Vai via! Oh! Ho fatto una soffiata talmente forte che l'ho buttato giù! È stata colpa tua entrare nei canneti, guarda, questo qua è proprio schifo. Ma che schifo, che incinta, mi spara qua i ragnetti, ma scusami. Adesso bisogna cercare di buttare giù anche questo. Ma è colpa tua. Ma dai, se vuoi facciamo. Ah, non lo so, prova a soffiare. Ah, non va giù. Che schifo, no, sta venendo di qua, sta venendo di qua. Se lo schiacci magari non ti fa niente. No, ah no, cos'è? Un ragno morto? Un ragno morto! Un ragno morto! No, ma non ci posso credere! Noi che siamo terrorizzate dai ragni, poi! Ecco, tu pensi che fare? C'è un ragno morto! L'ho buttato giù con le mani! Mannaggia! Volano in giro anche! Che schifo! Allora, qui sta succedendo qualcosa di strano perché... Cosa c'è? Pedali, ma mi rolla il pedalò tutto a sinistra. Devo cercare di capire come funziona sto coso. Ecco. Attenzione, guardate i piedi che andare che fanno. Piano piano, hai che fretta? Voglia. Hai fretta? No, adesso andiamo nel cannetto. No. Vira nel cannetto. Tutto a bordo! Tutto tribordo! No. Tutti i ragni che hai tirato dentro, tutti i canneti, cavolo! Esatto, però se guardate bene la traiettoria stiamo andando proprio dentro i canneti, guarda che bravo! Dentro i canneti! Arrivati a casa, abbiamo fatto anche una tappa al discount per prendere un po' di carne, per fare uno spezzatino veloce stasera. E niente, per fortuna non ha piovuto, dai, poi è uscito anche un po' di sole, quindi ci è andata bene. E sembra per adesso che settimana prossima piova, comunque inizia domani a piovere, tanto c'è la Micia che miagola come sempre, piove tutta la settimana, però sabato e domenica sembra che ci sia bello, quindi se c'è bello vedremo di fare l'ultimo giretto comunque in moto, perché poi la domenica dopo, il 4 ottobre, andremo a Parma, mentre dal 10 al 12 ottobre saremo a Palermo, come vi ho già detto nello scorso vlog, quindi... Speriamo di sfruttare l'ultima domenica con la moto, che poi sicuramente le metteremo via e basta. Sì, Mice, adesso arrivo, ti faccio uscire. Niente, adesso vi saluto e se va tutto bene ci vediamo domenica prossima.
Attenzione, attenzione. Cosa mai ci avrà in mano? Cosa mai ci avrà in mano questa qui? Box da 50 pezzi di sushi. Oggi mangiamo sushi a casa. Ho fatto da sport. Che per poco non mangio più sushi per colpa del mio maritino che non mi porta più a mangiare sushi. Un bergamasco io. È così no, buono. Ti passo il tuo strumento. Strumento di tortura. Di tortura, io non sono capace di usarlo. Allora aspetta, devo mettermi la cintura, prima cosa, importantissima, mettete sempre la cintura, mi seconda, raccomando. Seconda cosa importantissima, che è molto importante, riscaldamento a manetta, sì, e giù allora, il finestrino perché sennò sì, sì. Allora, veramente ho dovuto accendere un po' il riscaldamento perché, come vi dicevo, questa settimana ci sono stati dei temporali, acqua, anche grandinato e tutto quanto, e le temperature sono scese veramente. E infatti domani, che è domenica, non andiamo in moto. No, andremo per l'ultima volta in moto lo stesso. Poi basta, moriamo tutti perché per l'ultima volta. No, vabbè, per questa stagione, ovvio, ormai è così. Perché sento l'olio fritto, scusa. Qua. Non so, si vede che c'è qualche pezzo di sushi fritto, vabbè, dopo ci guardiamo. E dicevo che domani partiremo un po' più tardi e faremo semplicemente un giretto del lago in moto, senza fermarci, andare in barco, robe del genere, perché purtroppo le temperature... Anche a mangiare, visto che non ci fermiamo, possiamo fare con la moto. No, 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 ho visto che c'è tipo un chioschetto dove ci si può fermare, no? Un po' all'aperto. Sì, tu prendi quello che vuoi, ci sono dei tavolini così all'aperto vicino al lago, una roba prendi un po' alla buona. Sì, vabbè, faremo così. No, no. Pagare devi pagare. Mette sushi qua, l'ho preso con Groupon, che ogni tanto utilizzo anche Groupon, che è molto utile. Pubblicità occulta. Sì, pubblicità. Non mi pagano per dirlo. Non mi pagano. Maledetti, però l'ho detto. Vabbè. Comunque, niente, dicevo che le temperature a causa di questi temporali sono abbassate. Addirittura domani mattina, verso le 7 di mattina, mi dava 5 o 6 gradi, quindi fate conto voi. In montagna già nevicato, infatti a Livigno, ma anche ha nevicato. E stamattina dalla camera vedevo un po' le montagnette in lontananza, perché belle innevate. Perché noi non abbiamo le montagne, abbiamo le montagnette piccole. Le montagnette, si vedono in lontananza, quindi sembrano montagnette. Sono colline, sono montagne, sono montagnette. Beh, dai, ma stai di guardare. Miseriaccia. Vabbè, niente, adesso come arriviamo a casa pappiamo sushi. Ok, io vado di qua, non vado di lavoro, ciao. Vai di qua, vai dove ci voglio tu. Eccolo qua il nostro sushi. Adesso vediamo un po'. Allora, abbiamo dentro anche le bacchette, poi la salsa di soia, ottimo. E adesso andiamo a scoprire che sushi che c'è. Sono due vaschette. Cos'è questo qua? Uno, questo qua. E questo qua forse c'è dentro qualcosa di fritto. Questo qua mi sa che è l'odore che sentivi di fritto, eh sì. E basta che lo apro così almeno magari si vede un pochettino di più. Ecco qua. Mmm, che bontà. Non vedo l'ora di parmeli. Mmm, dammi una cimental. Ma dai, ma c'è messo questa cimental. Vabbè. Dai. Vediamo un po' qua. Buon appetito a noi. No, mi prendo col cotone, lo sapevo. Sì. Che tra l'altro non ti ho detto cosa abbiamo combinato oggi per merenda. Abbiamo tentato di far su dei marshmallow, un disastro, perché vi dico in anteprima che stiamo facendo un video di assaggi di snack americani, tipo quello di American Crunch che avevo fatto tempo fa. Però questo sono snack che ho acquistato alla Lidl. E stiamo facendo tutti gli assaggi, quindi prossimamente ci sarà anche quel video lì, quindi preparatevi. Adesso noi mangiamo e ci vediamo domani al lago, che faremo un giretto del lago di Seo, come vi ho detto. Quindi buonasera. Buon appetito a noi. Ah, non l'hai aperto questo? No, l'ho aperto il mio. Apri, apri. Apri, apri. Vabbè. Ci vediamo domani. Ciao. Gnam, 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 gnam. Che bontà. Wow. Sì, siamo arrivati a Marone. Adesso dove? Ci fermiamo a mangiare a Marone, sul lago, sì, di Seo. Mangiamo? A una friggitoria. Friggitoria, non una friggitoia. Friggitoia. Certo. Vabbè, che fa la frittura, non lo so come cacchio si chiama. Sì. Sì. Io sì, friggitoria. Uno che frigge pesce. Esatto, che prendiamo un po' di pesciolini così fritti. Adesso devo mettere anche la mascherina. Cavolo, ma che differenza! Eravamo qua, cioè no, proprio qua nell'altro lago settimana scorsa con il costume sul pedalò e adesso con la giacca.
Che moto, mi sono congelata a fischiare. Una settimana fa? No, una settimana, due settimane fa eravamo qua, ma una settimana fa eravamo di là sul pedalò, sull'altro lago. Lago Lenzi. Oh, stiamo facendo passare tutti i laghi. Che oggi volevamo andare a fare tipo giro a Como, ma era impossibile anche partire presto. Mamma mia. No, no. Come sto facendo un giro in coma qua? In coma, in coma. Adesso mettiamoci in fila, che c'è qua già un po' di gente. Scusa, è fatto bene a dirlo. Non spero di trovare un tavolino al sole qua. Che profumino. È già pronto? Pappa buona. Non ho visto neanche Bertani, porco cane. Ah, io sì l'ho visto, A me no. Da mai, me. No, no. Ma più smetta Bertani. Facciamo metà per uno, dai. Ma piace Bertani. Cioè, no, si ma... Si è preso, ha speso 50 euro, ci credo. Chi spende 50 euro? Loro hanno speso 50 euro, noi 22-23. Che cazzo ho comprato? Ma io ho visto che c'è anche sotto, ho visto dopo sì, però. Sono tutti riservati. Ah, sono riservati. No, ok. Io ne ho preso un po', dopo vediamo. Un cane. Vabbè. Sì, no, lo porta a casa. Per forza. Ma certo. Beh, buon appetito a noi. Cavoli, oh, siamo arrivati a Lovere e ho preso un freddo in moto che non vi dico. Speriamo bene per settimana prossima a Parma. Importante che non piove. È che sta anche piovicinando qua, per quello che ho tirato sul cappuccio. Ah no, adesso ho smesso, dai, era proprio una nuvola. Una nuvoletta. Ma dove è capito? Ah, noi abbiamo traccato un po' più avanti, non qua. Più avanti, è vero. No, ci stavo dicendo. Questo è il nostro ormeggio. Avevamo qui la barchetta. Che c'è anche la foto di un tizio che guarda malissimo lui. Mentre che stavamo ormeggiando. Sì, sì, è questo. Perché era solo usura, che è di usura, che è stata perché. Sì, sì, è qua. Abbiamo ormeggiato. Guarda, sta fare qua, public parking, boh, metto ma dica, sai? Sì, era pieno di barchette, vero, due settimane fa. Anche di barche a vela. Non c'è qua niente, nessuno. Cioè sì, alcune barche a vela lì in fondo, però. La vela è scuola. Ah. No, e ti prego. Nuvolazze, fate le brave, eh? Eh? Inverno ho girato un barco, lo facciamo ancora. Inverno? Sì. Ma sei fuori di testa, te l'inverno. Ho girato patente, ho girato la grande con dentro il camino. Certo, col camino in barca. Guardate che spettacolo. Siamo fermati a questo punto panoramico che stiamo tornando a casa e prima abbiamo fatto la strada che vi dicevo nell'altro vlog quando eravamo sulla barchetta che vi ho indicato il punto dove la passavamo con la moto e l'abbiamo appena fatto adesso, una strada bellissima, comunque super panoramica. Bisogna stare un po' attenti perché è un po' pericolosa, però la strada che abbiamo fatto adesso girato, veramente bella. E l'altra volta l'abbiamo fatta dal lago, l'abbiamo vista dal lago, veramente bella. Poi qui c'è anche la passeggiata. L'unico problema sono le nuvole, quindi non vogliamo rischiare a farci la camminata perché qui chiama acqua. Niente, alla fine abbiamo cambiato idea, abbiamo deciso di passare di qua lo stesso, sperando bene, però è veramente bellissimo. Guardate che le montagne qua dietro, sì, c'è sole che va e viene, un po' così. Però abbiamo passato quel tunnel lì. Tunnel lì? In tunnel. La Batcaverna. Bellissimo. Wow, non sono mai passato di qua, cioè non sapevo nemmeno che si poteva passare di qua.
Sì, se vuoi, che bello. Nuoto, non è sì, sono un po' le rocce che... Da nuvoloso. Nuvoloso? Sì. Ed è l'importante che non piove, perché insomma non è muto. Pioggia 102%. No, ti prego, aiuto. Raga, andata davanti, appa, dai. In che paese siamo adesso? Boh, non so che paese è. Non è taverno là qua, però. Boh. Siamo vicino al taverno, mi sa che non è taverno. Cioè, quel pezzo qua, se si stacca... È uno spettacolo, eh. Andiamo avanti con un pezzettino. Cosa? Come? Dove andare a suo piedi? Ah sì, c'è su una bandierina. Oh. Anfiteatro naturale del Bogne. Bogne. Oh. Soliti scemi. Ora mangi la cavalla. Ma noi vogliamo anche il ragno. No, non il ragno che c'era sul pedalò domenica scorsa. Che schifo. Di che cosa è pieno? Dai, non fammi ci pensare ai ragni e alle ragnatele. Wow. Che schifo. Ma abbiamo provato le veliche per l'interno. E quella là è Montisola allora? Sì, quella è Montisola. Eravamo su due domeniche fa. Paratele che la foto. Sali ed esprimi un desiderio, un'idea ad alta voce, una verità e sarai felice. Va bene, dai, sali su. Ma la fila era mia. Infatti, ma si muove col vento. E forse per quello, allora se ti salvi, si avvera. Se ti salvi? Se ti salvi, se non cadi giù. Ma lo ti sto dicendo io perché dondola, ma dai! Non ci credo. Dai, prova a salire. E se non cadi funziona. Dai. Se cadi non funziona. Vai. Lascia a caso, se cadi. Ma è che esprimita che sembrava. Vai. Ma devo esprimere ad alta voce. Sono cazzi tuoi. Ad alta voce. Vai. Vai, urla, dai. Italiani! No, aspetta. Attenzione. Vincere! Ti prendo di traverso, così ci vado anche la montagna, ti prendo. Ecco, dai, esprimi. Esprimi. Dai. Esprimi però. Aspetta, mi devo concentrare. Esprimi. Attenzione, che si esprime, si esprime. Allora, quindi tra un po' piove. Che non deve piovere, che ci faccio arrivare a casa sani e salvi senza pioggia. Che desideri di merda. Che desideri di merda. Allora di fare tanti viaggi anche. Grandissimo quella foto che ti ha fatto, la potrei far vedere. Voglio vedere anche a loro. No, ma tieni la buona qua di non cancellarla. Al 2 secondo premio. Esatto. Dai, vai avanti, dai, su. Italiani! Gente di monte, terra, mare! Fatta! Quindi sto desiderio? Io l'ho espresso, quindi siamo a posto. Buona, siamo rovinati. Allora, il desiderio ha funzionato. Ha funzionato. Perché guarda le nuvole che ci sono là, le abbiamo schivate. Ha gocciolato un po' di goccioline. Sta piovendo. No, sono goccioline, basta. Non è basso solo lui adesso. Sì, infatti. Vabbè. Ma sì, ma anche perché dopo poco che siamo partiti abbiamo trovato le gocce. Però poi la strada era allagata. Anche le pozze, sono appena finito di piovere lì, Cioè, se noi partivamo 10 minuti, un quarto d'ora prima, la beccavamo tutta. Quindi il mio desiderio ha funzionato. Faccio il piastro da tutta la moto. Ma va, qualche goccia. Era appena metà, un quarto d'ora fa. Guarda che se noi partivamo 10 minuti prima, non stavamo lì fermi, la beccavamo tutta, Beccavamo quell'acquazzone lì. Se non ci fermavamo la galleria, ma la c'è fa quello tutto. Prendevamo tutta l'acqua, quindi ha funzionato. Ha funzionato. Bisogna esprimere desideri. Ok, siamo arrivati a casa e non abbiamo preso l'acquazzone. Sono state alcune gocce di acqua e mamma mia, l'abbiamo proprio schivata. Infatti anche qua abbiamo visto un bel po' di pozze in giro, c'è andata proprio da culo.
come si dice. Comunque un consiglio che vi do, scusate sono ancora con la giacca perché sono appena arrivata, un consiglio che vi do comunque di esprimere sempre desideri, anche se non ci credete, però se c'è un posto dove si possono esprimere desideri fatelo, davvero. Infatti anche oggi mio marito aveva trovato in terra proprio un centesimo e non voleva prenderlo, gli ho detto prendilo su, anche se è solo un centesimo, una stupidata, prendilo, perché comunque attiri verso di te i soldi, quindi so che siamo delle stupidate, però funzionano, vedete che funzionano. E visto che mia cugina ha espresso il desiderio di andare a New York, visto che sapete che dovevamo andare quest'anno ma causa Covid purtroppo non ci siamo andati, quindi l'anno prossimo andremo a New York. Ok. Ottimo, perfetto. Adesso ci facciamo una bella doccia calda, perché comunque l'aria era fredda, ma veramente fredda. Ho su due giacche, veramente questa, e sotto ho quella di pelle, cioè doppia giacca, perché stamattina ghiacciavo. Okay, facciamo un bello shampoo, dopo facciamo la piega, che oggi pomeriggio si parte per andare a Palermo. E intanto c'è qua anche mia mamma che si nasconde là dietro, dov'è, non si vede. Eccola lì. Che lei ha già fatto che la piega. E stiamo un po' decidendo anche le cose da vedere a Palermo. Che volevamo andare a vedere le mummie, quelle dei frati Cappuccini, dove dovrebbe esserci anche Santa Rosalia, no? O vediamo se riusciamo ad andare a vedere anche quelle. Speriamo. Ah sì? Sono belle le bollette che mi hai messo. Speriamo che ci sia bel tempo, là però danno sui 25 gradi, quindi dai. Speriamo bene. Eccomi arrivata a casa. Adesso finisco di preparare gli zaini che ho già qui, devo finire di mettere dentro le ultime cose perché oggi pomeriggio abbiamo il volo e non vediamo l'ora di partire, speriamo come dicevo prima di trovare bel tempo, però per adesso danno bello, quindi incrociamo le dita. E niente, quindi settimana prossima uscirà il video di Palermo. E vi anticipo una cosa incredibile che ho deciso di fare, che la settimana dopo, che quindi sarà la settimana di Halloween, quindi proprio il sabato 31 ottobre, uscirà qui sul canale un video specialissimo veramente che ho deciso di fare, perché volevo farne un altro tipo video tag di rispondere a tot domande inerenti ad Halloween, però alla fine ho detto perché non svelare un segreto, praticamente di raccontare quello che succedeva nella mia casa vecchia, soprattutto nella mia camera. Quindi se siete interessati a storie di fantasmi e soprattutto a case infestate, dovete guardare per forza quel video lì che uscirà ad Halloween, non potete perderlo. E sarà veramente incredibile, vi farò vedere una super foto micidiale, davvero, non sto scherzando, non voglio prendervi in giro, ma davvero una foto che è stata scattata nel 2008 con un vecchissimo cellulare piccolo, con uno schermo piccolo piccolo. Mi sono fatta una specie di selfie, però ho inquadrato così a casaccio perché aveva la fotocamera solo dietro e non davanti, quindi io non vedevo nemmeno quello che stavo scattando. Quando ho scattato la foto poi sono andata a rivederla e mi sono resa conto che c'era un'anomalia, diciamo così, però fino a qualche settimana fa quella foto quasi non me la ricordavo più perché è rimasta su questo vecchio cellulare. Ho ritrovato questo cellulare, sono riuscita a farlo ripartire e quando poi ho scaricato quella foto tramite Bluetooth sul mio smartphone, che ha lo schermo molto più grande ovviamente, e poi l'ho messo anche sul computer, mi sono resa conto che questa anomalia è veramente agghiacciante, diciamo così. E quindi mi sono detta perché non fare un super video di Halloween? Quindi preparatevi davvero a un video incredibile. Vi posso assicurare che tutto quello che vi racconterò sarà ultra verità. Comunque cercherò di far parlare un po' che mio papà e mia mamma, perché hanno un po' vergogna comunque a farsi vedere. E poi ovviamente sapete che i video li faccio così
molto scialli, cioè non è che io ho programmi incredibili per fare i montaggi, uso Movie Maker, cioè rendetevi conto, e c'è programmi tipo Photoshop, robe così, non so nemmeno cosa siano, giuro, veramente di cose tecnologiche, ne so poco, insomma, poi non c'ho nemmeno il tempo lavorando, insomma, poi non mi permetterei mai di farvi vedere una cosa finta soltanto per fare visualizzazioni, anche perché sapete che ho pochissimi iscritti, quindi... Poi mi piace insomma fare questi video un po' per passare il tempo, per hobby e anche per un ricordo mio, comunque quando sarò più grande, insomma, che rivedrò questi video e mi farò magari anche una bella risata. Quindi vi posso assicurare che questi video sono genuini e anche la foto che vi farò vedere sarà incredibile e vera al 1000 per 1000, anche tutto quello che vi racconterò sarà vero. E roba forte, se vi piacciono queste cose vi svelo proprio delle cose incredibili. Quindi preparatevi per il video di Halloween, mi raccomando. E ovviamente preparatevi anche per il video di Palermo, ovvio, per carità. Quindi ci vediamo al prossimo vlog e al prossimo video. Un bacione a tutti e vi ringrazio per aver visto anche questo vlog. Ciao!